Ben ritrovati. In primo piano le questioni della politica con i partiti che si agitano in vista delle prossime scadenze elettorali. In studio con noi Giuseppe De Mita, ex sindaco di Nusco. Ben ritrovato intanto. Buonasera a tutti. Anche ex nipote ribelle, un'etichetta che forse è superata oppure no? No, ex nipote ribelle no. Perché nipote è un dato anagrafico, ribelle è un dato storico, quindi rimangono tutte e due le cose. Però in passato zio Ciriaco era presidente del Consiglio, allora diciamo era giustificata la ribellione, oggi un po' meno. Beh, fare scelte diciamo controcorrente 30 anni fa non è stato facile. Non è la stessa cosa. Lo dico soprattutto a chi ancora insiste su questa storia, ma poi il cognome uno non se lo sceglie, comunque il cognome di mio padre. Ma la storia personale dice, e tu mi conosci da sempre, non perché devo esibire patenti, ma per un fatto di verità storica, di scelte controcorrente durissime che pochi possono immaginare quanto siano costate. Ma questo lo dico non per rattristare, ma per dire che è stata una grande scuola di formazione umana e politica per me. Ribellarsi oggi forse non avrebbe senso, diciamo. Oggi è tutto così difficile, così frantumato, settorializzato. All'epoca c'era un sistema abbastanza forte e consolidato, se parliamo dell'Irpini e non solo, rispetto al quale fare una battaglia di libertà, e ne abbiamo fatte negli anni 80 e 90, c'era, come dire, delle posizioni chiare, nette. Certo. Oggi no, io quello che noto è un terreno sempre più scivoloso, sempre più difficile, soprattutto per la politica. I rapporti con lo zio come sono diventati oggi? Da 3 anni non lo vedo sulla scelta della candidatura a sindaco, quando io ho finito di fare il sindaco e non ho voluto ricandidarmi, e da allora non c'è più contatto. Nusco, che passa appunto questo comune da nipote a zio stavolta. È un affare di famiglia. È un po' ironico, perché in genere esatto. Vabbè, però data stavolta la longevità della famiglia, si può anche, come dire, capovolgere la regola. No, io ho fatto il sindaco anche 30 anni fa, ricordo, in condizioni diverse, poi fino a 3 anni fa. Poi c'è stata questa scelta rispetto alla quale io sono, non mi sono assentato, però l'avrei fatto con qualunque altro sindaco dopo di me. C'è un dovere di rispetto dell'istituzione, anche perché fare il sindaco oggi è la cosa veramente tra le più faticose, io direi quasi eroica se uno vuol farlo onestamente. E quindi io, per quanto riguarda Nusco, osservo, rispetto, non... Fra 2 anni si voterà di nuovo. Non è Nusco che diventa sempre un po' la capitale della politica in Campania. Ma sì, perché io direi Nusco, mi piace questa idea dell'Irpinia più che di Nusco. Nusco, Avellino, Irpinia, che è terra di politica, ma è sempre stato così. È un fatto incontrovertibile. E come dire, quando si gioca a calcio, altri si devono rassegnarsi, non per razzismo, ma perché è un dato storico e va, Pierluigi, assolutamente ripresa. La qualità della politica di questa città e di questa provincia va ripresa e rilanciata alla grande. Intanto zio Ciriaco è tornato sulla scena politica nazionale, perché ha convocato i popolari per venerdì a Napoli, circa questa nuova strada del quarto polo, operazione diciamo praticabile secondo te? Ma io sono innamorato da sempre del popolarismo, e quindi, essendomi confrontato anni fa a lungo con lui, quando in una delle parentesi in cui ci siamo ritrovati, condivido l'idea del popolarismo e l'idea vincente. Sono molto perplesso su come questo avverrà, perché dalle prime sensazioni sembra più una chiamata alle armi di pezzi del passato per superare uno sbarramento. Non funziona. Se è un'operazione elettorale, auguri, ma politicamente credo che non funzionerà. Sarebbe bello poter discutere col presidente De Mita di queste cose, visto che già l'abbiamo fatto anche in pubblico altre volte, proprio sul popolarismo e sulle prospettive future. Comunque ne parleremo con Padre Sorge a settembre-ottobre, che sarà di nuovo ad Avellino. Fa un po' uno strappo, ma sarà qui, perché è rimasto colpito dal convegno dell'anno scorso in cui parlammo di valori, di misericordia e giustizia. Fu un tema cosa ha significato per te questo rapporto con Padre Sorge dal punto di vista politico? Tantissimo, perché Padre Sorge è, secondo me, l'interpretazione vera di Sturzo del popolarismo.
Il popolarismo non è un relitto del passato, è un'idea del futuro. Non è un'ideologia chiusa, dice andiamo a vedere Sturzo che diceva rispetto a questo, a questo, a questo. È un metodo, la politica in cui c'è il rispetto della persona, i grandi principi cristiani da secoli, un'economia che non sia a servizio solo del profitto e quanto ce n'è bisogno, una serie di idee, le istituzioni che vanno articolate rispettando i livelli più bassi, la sussidiarietà, cioè il comune che è importante, la provincia, la regione rispetto all'accentramento degli stati. C'è una serie di intuizioni, ma di più la moralità in politica. Sturzo ha battuto tantissimo, uno dei motivi per cui ne sono innamorato, sulla moralità in politica. E mai come oggi sappiamo benissimo che la prima cosa che si chiede a un politico è di avere onestà nei comportamenti. Ecco, guardando appunto i nuovi scenari della politica nazionale, se D'Alema rifà la sinistra, perché De Mita non può rifare la Democrazia Cristiana? Io penso che tutto è legittimo, ma temo che siano scenari vecchi. Noi siamo di fronte ad una crisi di civiltà dirompente, incredibile, che ancora non ha consumato purtroppo tutti i suoi devastanti effetti. Io sono molto ottimista, ne abbiamo parlato più volte, sull'esito di questa crisi che però non è arrivata ancora all'apice. E anche la politica va ripensata. Io credo che oggi ci vuole un grande sforzo di fantasia, mai come oggi è il momento più difficile ma più affascinante, perché lo vediamo, i vecchi partiti, le vecchie formazioni ormai fanno fatica, non reggono più. L'Italia è una polveriera dal punto di vista politico. Quindi dico ai partiti, lo dico con rispetto, attenzione a quello che bolle in pentola. E Avellino può essere un punto di elaborazione nuova, nuova ma con radici antiche, certo, di quello che discuteremo adesso. Ecco, però perché i partiti sono in crisi, secondo te? Che cosa c'è che non va nel rapporto soprattutto con i cittadini? Perché la gente è stanca, basta uscire per strada, io perciò mi meraviglio, ma io la cosa che mi fa impressione, sto parlando, parlo da anni, poi ho fatto politica per una vita, i ragazzi, è l'amarezza dei genitori che hanno i ragazzi che stanno andando via dall'Irpinia, mi fermo all'Irpinia, mi immagino anche altrove. Vabbè, parliamo di zone interne, sicuramente esatto, c'è una crisi. E notevole. Allora se io penso che qua sono arrivati migliaia di miliardi di lire, io non do colpe a nessuno perché poi ogni cosa va analizzata e capita, ma io faccio, visto che queste cose le ho dette 30 anni fa, quindi non è che le dico adesso, quando da eri, sindaco, quando eri ribelle, ma le ho dette e le ho pagate, ma ne sono quelle che erano cicatrici, sono medaglie ormai. Ma pensare che sono stati spesi, è un fatto, decine di migliaia di miliardi, e che oggi i ragazzi debbano andare all'estero, ma che pensate? Lo dica ai partiti irpini, ma veramente pensate di continuare ancora con i vecchi accordi, con le vecchie litanie? Vi manderanno a casa, aprite gli occhi. E questo lo dico soprattutto al PD, che o fa un'operazione di coraggio con una lista civica in cui cambia tutto in questa città, date anche le responsabilità che ha nella gestione politica. L'amministrazione, come dire, concorre anche il partito. Io dico al PD, o cambiate tutto o ci sarà una sorpresa che non è solo o tanto il voto a un altro partito, potrebbe essere anche un'astensione di massa, che è un segnale ancora più preoccupante, perché quando la gente non va a votare non è che uno dice vabbè non votano, certo, continuiamo i nostri affari. Il non voto è la premessa di qualcosa di, certo, peggio, e c'è una brutta aria in Italia in questo momento. Tra poco sul caso Avellino ci arriviamo, intanto il dibattito politico langue soprattutto in provincia, perché insomma per colpa perché, di chi? Perché non si fa politica, io lo dico senza presunzione, lunedì farò un metterò in concreto quello che penso, di cui sto parlando da tempo e che penso di aver testimoniato nella mia vita. Lunedì faremo un primo incontro ad Avellino Città in cui si ribalta completamente la logica tradizionale. Io ci ho pensato a lungo, fare prima un incontro con amici più stretti che sono tanti, o no, si parte in maniera pubblica, lunedì sera, poi ormai sono uomo Facebook, anch'io purtroppo, quindi lì dirò l'orario e tutto, ci sarà questa prima chiacchierata pubblica. Chi vuole interviene, senza filtri, come nel mio stile mi conosci, e da questo facciamo lievitare una novità. C'è sete di politica ad Avellino come non mai, e le prossime amministrative sono il banco di prova. E non c'è nessuna candidatura a sindaco, non so come tu mi conosci, sì, sai no, che dico la verità. Il candidato sindaco, mai come ora, deve venire fuori dalle idee, da un'onda che cresce. E chi mi conosce sa che io ho una grandissima ambizione di concorrere per l'esperienza e le sofferenze che ho
costruire questo processo politico. Questo mi affascina enormemente, ma nell'assoluta novità, persone coinvolte nei passati meccanismi, no. Chi ha gestito, chi ha avuto, no. C'è un mare di giovani, di professionisti, nei quartieri popolari, di associazioni, di persone pronte ad impegnarsi, e iniziamo. Avellino vive sicuramente una fase difficile, sembra una città in fase, possiamo dire, decadente. Come l'hai ritrovata? È decadente, ma questo mi rattrista perché secondo te? Se fosse decadente qualcosa che non ha ragione di esistere, dice vabbè, lasciala decadere, è un ciclo storico. Ma vedere che c'è questa città e questa provincia che hanno potenzialità enormi, che però per una sorta di maledizione che non capisco da dove arriva, ti ricordi Avellino prima del terremoto, la nostra passeggiata per il corso, bellissimo, ma anche l'aria, i rapporti fra le persone, è stato un susseguirsi di errori, di approssimazioni, per quanto abbiamo avuto una classe politica che ha comandato l'Italia negli anni Ottanta, che comunque ha fatto per questa provincia, bene o male ha fatto, poi il giudizio è affidato alla coscienza di ognuno. Io più che guardare al perché, e ci sono vari motivi, guardare a quello che possiamo fare oggi, e cioè non ripetere, nulla si ripete nella storia, una grande esperienza del passato, ma far ripartire la politica dalla città, da Avellino e dall'Irpinia. Quindi ad Avellino io immagino, e ci lavorerò se ci riesco, certo, non è che è detto, su una lista civica che non sia contro i partiti. Anzi, i partiti in questo momento sono in crisi, sono il sale della democrazia e si ripresenteranno in forme nuove sicuramente, ma oggi in questa città, nel rispetto della storia, io vengo dalla Democrazia Cristiana, dal popolarismo, ma nel rispetto della storia di ognuno occorre fare, come dire, un momento di sospensione, di riflessione, che è una grande lista civica che tiri fuori il meglio della società civile, dei partiti, delle professioni, di tutto. Io sono convinto che è un'operazione fattibile. Bisogna iniziare. Io ci provo, inizio, ma non ci provo per provare, ci provo seriamente, anche perché Avellino non è il termine di questa idea, come ben sai è un laboratorio politico, certo. Tu parlavi di Padre Sorge. Certo, assolutamente. Intanto, Giuseppe, di quale sindaco la città di Avellino avrebbe bisogno, secondo te? Io credo che il prossimo sindaco, lo dico scherzando, ma temo che sia così, avrà problemi enormi, perché si sono accavallati troppi punti di difficoltà. E perché amministrare già è difficile di per sé, i tagli dello Stato sono forti, e le regioni pure fanno fatica, la gente chiede e il sindaco, ho fatto il sindaco fino a 3 anni fa, quindi l'ho vissuto sulla pelle, rischia di essere in mezzo, il cuscinetto su cui si scaricano tutte le tensioni. Quindi il prossimo sindaco deve avere, secondo me, innanzitutto una salute d'acciaio, non è una battuta, perché ci vuole fegato, ci vuole forza fisica, morale, ci vuole onestà, perché finalmente, giustamente, la gente osserva tutto. L'elettorato è molto più intelligente di quello che noi immaginiamo, che osserva tutto e fa bene. Io sono orgoglioso di aver fatto, e dico con una battuta, che se mai dovessi fare il sindaco di questa città, io dico di no, però mai dire mai poi dopo nella, certo, vita, non direi tanto il mio programma è questo, io farò le che faranno, io farei una cosa molto semplice, che ho già fatto a Nusco da sindaco, quindi, come dire, c'è un precedente preciso. Ogni 6 mesi, per esempio, punterei a un dibattito con la cittadinanza per vedere lo stato dell'amministrazione, in modo che i cittadini osservano, controllano, il sindaco sa che in questo modo non ha vie di fuga e fa bene soprattutto al sindaco, non solo ai cittadini. Io lo so che questa è una sfida in questo momento di difficoltà enormi, un po' folle, però mi piacciono le cose difficili. E d'altro canto è un dovere non fare o non tentare di fare questo oggi di fronte ai ragazzi che se ne stanno scappando dall'Irpinia, quando Avellino con i fondi europei direttamente potrebbe fare cose enormi nella cultura, nelle associazioni, in tutto. Sarebbe un'omissione grave davanti alla comunità per chi non crede, davanti a Dio per chi crede. Giuseppe De Mita ci sta pensando allora a candidarsi a sindaco, insomma, a quali condizioni? Io non mi conosci bene, non guardo la gente negli occhi, io non punto a fare il sindaco di Avellino, ma la politica mi insegna, la storia mi insegna che non puoi mai dire ah no, io questo no. Io potrei candidarmi a sindaco, mi fa una domanda stuzzicante, se questo processo che noi stiamo avviando, perché c'è, il terreno c'è, arrivasse a un punto in cui dice tu devi fare sindaco. Io, essendo anche un po' pigro, volentieri, credimi, sotterrei, anche perché davvero il sindaco prossimo avrà difficoltà enormi. In più c'è
anche e finalmente, dico io, una magistratura più attenta, e di questo ringrazio il procuratore Cantelmo. Abbiamo una chiesa con un vescovo che io ancora non conosco, ma mi riprometto di invitarlo quando verrà Padre Sorge, che tu, come ben sai, è uno degli uomini più vicini al Papa ormai. Una chiesa che sicuramente si muoverà molto, da quello che so e che sento sull'aspetto della società, delle difficoltà, del volontariato. C'è un terreno affascinante. Il sindaco di Avellino dovrebbe, il prossimo sindaco di Avellino dovrebbe, come diceva Sorge della Chiesa, uscire dal Tempio, raccordarsi in continuazione, confrontarsi con i cittadini, con le associazioni, con la Chiesa, con le associazioni laiche, con la magistratura. E quasi potrebbe fare un'operazione politica. Io lo so che può sembrare un'utopia, ma io la vedo. Secondo me per lui è fattibile. Eppure c'è stato un partito, guarda caso, proprio il partito di De Mita, che ha detto no ad una eventuale tua candidatura. Chi gliel'ha chiesto a loro? Scusami, questo mi sembra come una donna che dice non ti voglio. Ma chi ti ha corteggiato? Scusa, Quindi, mai corteggiati. Quindi non cerchi l'appoggio di eventuali... Una cosa completamente nuova. Partiti. Anzi, possibilmente lontana da chi ha fatto parte della casta in questi anni. Perché il livello di malessere della società, questi signori, non lo conoscono. E sai perché? Perché non vivono i problemi degli altri. Perché a fronte della stragrande maggioranza degli avellinesi e degli irpini che fanno difficoltà, che hanno i figli che devono, o le figlie che devono andare a fare le commesse o i camerieri, alcuni di questi signori dovrebbero anche stare un po' più attenti, diciamo, nelle valutazioni generali, avendo avuto il sedere al caldo, non sanno che cos'è la realtà della vita. Quindi io, quando dicono noi non parliamo con chi è contro i partiti, certo contro questi partiti sì, contro di voi sì, perché dovete andare a casa, è arrivato il momento che andate a casa, perché la gente questo vuole. Non so se riuscirò a farlo io, ma vi garantisco che vi manderanno a casa. E io questo posso dirlo, scusami, io queste cose posso dire. Perché in queste prime reazioni che cosa ho notato? La critica che mi si fa è il cognome. Ho capito, ma mi chiamo De Mita, mio padre è il primo figlio, si chiama De Mita, 30 anni ci ho rimesso le penne per la politica. Se raccontassi e le racconterò alcune cose che voi neanche immaginate che sono successe in questi 30 anni, ma non lo faccio per una questione di rispetto e anche per evitare amarezze a me e ad altri di carattere personale. Ma siccome questa è stata una vicenda incredibile, io è il mio cognome, lo rispetto, ma ho fatto scelte distinte in tempi lontani, quando 30 anni fa io potevo avere tutto. Quindi poi se uno non vuol capire, non capisce, non mi riguarda. E spero di ripeterlo per l'ultima volta. Ma poi magari io scriverò un libro per raccontare tutta questa vicenda, che sarà un libro, ti garantisco, ricco di episodi gustosissimi. Ma mi tocca questa cosa, un nervo scoperto, perché dico, 30 anni, rispettando il mio cognome, l'intelligenza del presidente De Mita, ma con scelte controcorrente che si può capire quanto ho pagato, e incontro qualcuno, pochi per la verità, che dicono... Bravo, però è il cognome. E tu quel punto che fai? Dico, io l'ho spiegata, certo. Poi se vuoi capire, bene. Mi pare di capire che l'etichetta ribelle allora ancora, può essere ancora attuale sostanzialmente. Non la perdi mai. Ma anche perché al liceo ho litigato col preside per le gite, all'università ho litigato col rettore dell'università per il collegio, su cose giuste devo dire, in politica penso di aver litigato per cose giuste, e anche se ho fatto errori, ho amministrato una montagna di soldi senza approfittare di un euro. Io ho la coscienza a posto, sono la persona più tranquilla del mondo. Morissi stasera, perché la vita è in mano a Dio, so di aver svolto il mio compito nell'aver testimoniato una politica pulita, diversa. E credo anche con un po' di competenza e di conoscenza, perché poi da sindaco, per quanto mia sorella mi piglia in giro che non ho fatto niente, dice ma tu non hai fatto niente, invece io penso di essermi, per quello che potevo, impegnato. Dovremmo chiedere a zio Ciriaco, che appunto è sindaco attuale di Nusco, qual è l'eredità che Giuseppe De Mita ha lasciato? Beh, potremmo anche chiedere l'eredità che lascerà lui quando finisce. Perché già sei critico? No, non sono critico. Potrebbe, l'eredità, l'eredità potrebbe essere anche positiva, perché mica per forza. Ma poi io, si sa, per lui si sa che io all'eredità nella vita non ho mai puntato. Questo senz'altro. Intanto però l'opposizione attacca l'attuale sindaco di Nusco, dice poco presente, insomma non sono mancate le polemiche. Come io stai credo, seguendo queste vicende? Ecco, io essendo stato sindaco adesso tocca dare un giudizio, perché Nusco comunque è la mia comunità, è il paese in cui sono nato, per quanto sai benissimo che sono cresciuto qua, poi Nusco e Avellino, insomma, non facciamo distinzioni. Assolutamente.
Io direi dopo 3 anni, io do un giudizio, non vi sorprendete, positivo sull'amministrazione, perché comunque a Nusco è stato fatto tanto, il paese devo dire che è bello, forse per certi versi, anzi per molti versi, anche più di quello che ho fatto io. Ti dico la verità, perché io poi ho vissuto questa condizione, Nusco è il paese in cui sono nato, ma sono cresciuto qua ad Avellino e per quanto sono affezionato, l'impegno invece che sta mettendo il sindaco attuale, che è proprio nuscano, ha un rapporto viscerale antico, incide anche l'infanzia, io non l'ho trascorsa lì, lui sì, quindi credo che va riconosciuto questo merito. Visto che tu mi fai questa domanda e visto che non ho possibilità di parlarci, io gli direi solo di recuperare di più il rapporto con le persone, perché la lamentela che ascolto è di questo mancato, come dire, un po' di chiusura rispetto ai problemi, anche una lamentela. Era partita bene e c'è stata, questa l'ho confidata al vice sindaco, che poi ha un po' buoni rapporti con tutti a Nusco, e dico più contatti con la gente, più contatti con la gente. Oggi io l'ho fatto, il sindaco l'ho visto. Si viene molto spesso anche per sfogarsi, il lavoro che non c'è, certo. Ma a proposito di questo devo raccontarti una cosa che è un capolavoro. La crisi del lavoro. E ogni volta io non sono riuscito a dare una mano perché la crisi è stata devastante in questi anni. Anzi, si è combattuto per mantenere i posti di lavoro. Arrivano 2 ragazzi, ogni volta devo spiegare. Dico, vabbè, questi sono venuti per il... Ragazzi, mi dispiace... La crisi finanziaria mondiale, i miei scenari che mi affascinano, teologici, storici, finanziari. Dico, purtroppo, quindi, questi mi guardano e fanno, lui, ma noi eravamo venuti per sposarci. Dico, ma mica lavori, sì. Poi guardo lei, disperato, dico, mai mettere una toppa su un guaio, lo rafforzi. Ma tu non lavori. Sindaco, noi due lavoriamo, vogliamo solo sposarci. Lo dico come un segno di speranza questo. Ecco, tornando alla città di Avellino, il rapporto col Partito Democratico, insomma, per un periodo sei stato vicino. Oggi fino a che punto questa litigiosità che caratterizza il dialogo all'interno del PD può rappresentare un alibi per l'attuale sindaco del capoluogo? Tu sai bene che io ho votato De Luca 7 anni fa e De Luca... Bontà sua, è stato sempre riconoscente, anche se poi ha fatto altri accordi politici, ma questo, anzi, una volta a Salerno a un convegno, glielo puoi chiedere, di sindaci, gli dissi tu vinci, dopo che aveva perso 7 anni fa, 3-4 anni fa, dissi tu sarai il prossimo presidente della regione. Quindi perché hai anticipato ho sempre creduto. Il patto di Marano sostanzialmente. E poi l'ha fatto un altro, beh, in famiglia. Un altro del sì. Però l'hai anticipato per qualche sì, modo. Sì, vabbè, comunque, mai anticipare troppo. Devo dirti che De Luca è sempre stato difficile un rapporto... anticipare il presidente De Mita, su questo, francamente. La lungimiranza politica... è un po' difficile. No, adesso finché si scherza. Ma l'intelligenza politica del presidente De Mita è straordinaria ed è un orgoglio per la provincia. Io questo l'ho sempre detto, ma... De Luca, io l'ho però appoggiato. Ribelle, senza passare. Perché la testa quella è, deve essere libera, cioè non. Lasciamo stare, parliamo di De Luca, che è meglio. 7 anni fa io l'ho appoggiato pubblicamente, lui mi ha ringraziato, e poi ci siamo visti, rivisti. Non è vero, perché stavolta l'ho appoggiato. Un demita per dentro, non va bene. Ma 7 anni fa però, voglio dire, era una situazione difficilissima in cui De Luca scalava le montagne. Il centro-sinistra arrivava da una situazione drammatica. Però ha messo le premesse per vincere. Certo. Adesso al di là di me, io non conta quello che penso io, contano i fatti. Lui si è candidato, io l'ho appoggiato per quello che potevo, in maniera forte. E anche il PD, io ho votato anche il PD, anche se non mi sono mai iscritto. Perciò io quando guardo il PD, guardo come a un qualcosa che doveva o dovrebbe realizzarsi. Comunque è noto, io ho simpatia per il PD, l'ho votato alle regionali, ma è un processo che rischia di saltare, perché appunto si sta trasformando in una guerra interna senza né capo né coda. E temo che ad Avellino città questo divampi ancora di più, perché quando le ambizioni personali prevalgono su un disegno, e il PD era un grande disegno, Padre Sorge mi diceva andrebbero ripresi i punti programmatici del primo PD. Il PD, e non vale solo per il PD, per l'Italia, avere un PD forte... era un fatto e sarebbe ancora, la vedo più difficile oggi, è come un perno. Su questo col presidente De Mita ci siamo sempre scontrati. Lui dice che il PD non esiste, l'ha sempre detto e lo ripete. Io invece ho sempre detto, vedi che è il punto possibile di equilibrio di una democrazia a rischio,
ma non perché gli altri siano antipartito, perché è un punto possibile di equilibrio. Se la stanno giocando, per quanto tu sai che io al referendum, attirandomi le ire di tutti, ho votato sì, ho fatto campagna per il sì, perché lo vedevo come un tentativo di cambiamento. Pierluigi, siamo in una situazione difficile, devo dirti quello che penso fino in fondo. Certo. Io penso che è una macchina il cui motore si sta impallando. Perché? Il fatto che il sistema istituzionale, io ho sentito, ho amicizia con un ex vicepresidente, io tutti gli ex miei amici, della Corte Costituzionale, molto bravo, lo posso dire, Luigi Mazzella, quale bontà sua ci siamo sentiti, mi date qualche convegno insieme, e lui pure, che è un giurista finissimo, faceva fatica a capire che stanno pasticciando sulla legge elettorale. Ma non è un fatto di questo Parlamento, è che è una crisi che dura da anni, che sta arrivando a un punto di impatto che rischia di sommarsi alla crisi economica. Quindi, se dovessi dirti quello che prevedo per quello che vale, io ho un grande ottimismo sull'esito finale, perché è una crisi non solo italiana, ma nell'immediato, non so, il futuro è in mano a Dio, per qualche tempo, ma sono i fatti, è la storia che lo dice, avremo un momento terribile in cui i partiti non riescono, fanno fatica, e un PD in crisi è la cosa peggiore che l'Italia nell'interesse generale può auspicare oggi. Staremo a vedere. Intanto grazie per questa intervista, Giuseppe De Mita, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito, buon proseguimento con i programmi del canale 696, arrivederci. Buonasera.